Ciao ragazzi, l'argomento di oggi ce l'ho in cantiere da parecchio tempo. Ho pensato come avrei potuto affrontarlo per non scadere nel banale. Infatti, di intelligenza artificiale se n'è parlato moltissimo ed esistono numerose opere cinematografiche che si basano proprio su questo concetto. Macchine intelligenti che in alcuni casi prendono il sopravvento sul genere umano, per esempio in Matrix, e in altri casi diventano vittime degli uomini, come nel film Artificial Intelligence. Ebbene, oggi non parlerò di fantascienza o di cinema, ma di realtà. Analizzerò i progressi che sono stati fatti in questo campo, ma soprattutto mi concentrerò sulla domanda che molti ci siamo fatti. L'intelligenza artificiale sarà un aiuto per il genere umano o potrebbe rappresentare la fine del mondo come lo conosciamo ora? Ecco quindi, intelligenza artificiale, speranza o minaccia? Durante l'estate del 1956, in un piccolo paese situato a New Hampshire, chiamato Hanover, il Dartmouth College fu teatro di una delle conferenze più importanti degli ultimi decenni. Il piano era molto semplice. 10 ricercatori avrebbero passato 2 mesi discutendo e condividendo idee su una cosa chiamata intelligenza artificiale, un termine che venne coniato dall'organizzatore dell'evento, John McCarthy. L'idea era quella di trovare il modo di sviluppare dei computer che potessero in qualche modo simulare la mente umana. Insomma, in quell'occasione nacque uno dei grandi temi che per decenni è stato fonte di dibattito in tutta la comunità scientifica e che continua ad esserlo anche ai giorni nostri. Esiste però un'idea sbagliata in merito ai progressi in campo scientifico relativi all'intelligenza artificiale. Una buona fetta della popolazione è convinta che siamo ancora molto lontani dal poter creare macchine intelligenti. In verità, da quell'anno in poi la tecnologia ha fatto passi da gigante e c'è chi dice che non manchi molto prima di poter essere in grado di creare una macchina che possa pensare o ragionare in modo simile a un umano. Allontaniamoci un attimo dall'idea futuristica che si ha di intelligenza artificiale, ossia il classico robot dalle sembianze umane capace di provare emozioni esattamente come noi, e vediamo che risultati sono stati ottenuti realmente, ossia i risultati intermedi in questo campo. Dal 1960 in poi abbiamo assistito a grandi rivoluzioni tecnologiche: lavatrici che regolano la temperatura dell'acqua autonomamente, macchine fotografiche provviste di autofocus, cambio automatico nelle automobili, per poi passare ai motori di ricerca. Google stesso è un esempio in piccolo di intelligenza artificiale. Oggigiorno siamo in possesso di programmi che apprendono in base alle informazioni che gli forniamo. Pensa a Siri dell'iPhone o Cortana di Windows che riconoscono la nostra voce, rispondono alle nostre richieste, o altri programmi che sono capaci per esempio di suggerirci nuove canzoni in base ai nostri gusti musicali, eccetera. Sono tutti piccoli passi, ma che ci avvicinano sempre di più all'idea di una macchina che ragiona, che impara, che crea. Fino a qui vediamo che i passi intermedi sono stati tutti positivi, ma all'orizzonte si scorge un pericolo. Quello che una macchina che ragiona, capace di elaborare concetti propri, possa un giorno prendere il sopravvento su di noi, che finisca per controllarci. Ma quanto mancherebbe prima che questo diventi realtà? Beh, secondo la scienza, siamo ancora abbastanza lontani dal poter creare un'intelligenza artificiale che simuli la nostra mente. Quando si parla di questo tema, è facile cadere nell'allarmismo. Ma c'è un qualcosa nel genere umano che è molto difficile da riprodurre in una macchina. Questo qualcosa si chiama buon senso. L'uomo è capace di valutare le situazioni, i pericoli, le possibilità, per intuizione, seguendo un ragionamento che non è solo logico, ma ha a che fare altresì con le sue emozioni e il suo istinto. Una macchina questo non può farlo, a meno che non riceva precise istruzioni. Insomma, la macchina segue una logica matematica e se non ha un essere umano che la guidi, non è in grado di fare assolutamente nulla. In una macchina possiamo simulare una reazione emotiva, ma essere in grado di fargli provare realmente l'emozione, questo è escluso, almeno per il momento. Ciò fa pensare che mantenere la situazione sotto controllo non dovrebbe essere un gran problema. Nonostante questo, esistono scienziati famosi a livello internazionale che hanno più volte avvertito del pericolo che suppone l'intelligenza artificiale e che non escludono che in futuro una macchina possa sostituire completamente l'uomo. A questo proposito, vale la pena menzionare il pensiero di Elon Musk, il gran magnate fondatore di PayPal e Tesla.
Musk assicura che i progressi in questo campo stanno procedendo ad un ritmo inimmaginabile e che questa tecnologia potrebbe essere paragonata a quella di una bomba nucleare sul punto di scoppiare. Nick Bostrom, uno dei più famosi filosofi britannici, paragona il nostro destino a quello dei cavalli quando furono sostituiti da automobili e trattori. Nel 1915 in America erano presenti più di 26 milioni di cavalli. Negli anni 50 si erano ridotti a solo 2 milioni di esemplari. I cavalli furono sacrificati per essere sostituiti dalle macchine. Forse questa potrebbe essere una visione molto pessimista sull'argomento, perché è possibile che saremo in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale come un valido aiuto per il genere umano. L'ultima questione rimane solo una, che è quella che determinerà in seguito se questa tecnologia sarà positiva o meno, ossia chi saranno le persone che ne deterranno il controllo. Una tecnologia così potente, nelle mani sbagliate, è un reale pericolo, ma nelle mani giuste può rappresentare un gran salto qualitativo nelle nostre vite. Come potrete immaginare, ci rimane solo da aspettare e sperare che effettivamente l'intelligenza artificiale non rappresenti mai un problema, ma un orgoglio per il genere umano. A questo punto lascio la parola a voi, anche perché mi farebbe molto piacere se sotto a questo video si potesse creare un vero e proprio dibattito sull'argomento. Allora, l'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia oppure sarà una ricchezza per il genere umano? Quando credi che saremo in grado di riprodurre in una macchina i processi di pensiero degli uomini? O forse sarebbe meglio chiedere, saremo mai in grado di farlo? Saremo mai in grado di creare una macchina capace di pensare e sentire come noi? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.